Ma l'ultima idea che voglio darvi è una cosa subdola, vale a dire, noi abbiamo paura, sì, mi dicono, certo nel 92 abbiamo svalutato, non c'è stata la svalutazione, non c'è stata l'inflazione, così questo tipo. Va bene, ma questo è differente perché abbiamo questa moneta e cambiare la moneta sarà una cosa complicatissima, distruttiva e cose di questo tipo. E quindi qui comincio ad alzare la palla poi dopo per l'intervento di Fantacci. Vedo in aula un mio studente che è Alessandro Iasi, che ha elaborato un lavoro, poi dopo se volete ve lo do a disposizione, su una maniera subdola di cominciare a introdurre fintamente un'altra moneta, perché se noi, senza dire niente a nessuno e senza far capire che lo stiamo facendo, mettiamo in circolazione una moneta parallela, facciamo lo stesso sistema prudente del camionista che mette due ruote sulla sale, poi ne buca una, il camion va avanti perché c'è già quell'altra. Noi abbiamo dimenticato tante volte cos'è che dà valore alla moneta, vale a dire il pagamento delle imposte. La moneta è tale in cui con questa moneta tu ci paghi le tasse, altrimenti mi invento qualcosa. Noi abbiamo già avuto fino adesso l'ottimo ministro Passera che dice: ah, che bello, i vostri 90 miliardi di crediti che hanno le imprese, no? Se li pago con i BTP, con i titoli di Stato. È furbo, certo, li paga adesso e poi dopo, quindi significa con della roba che lui fisicamente dovrà pagare invece fra tot anni, no? Benissimo. Sfruttando questa cosa, invece, noi si può dire, sì, magari pagaceli con i titoli di Stato, ma accettali anche i titoli di Stato per il pagamento delle imposte. Perché se da una parte tu me li paghi, io dall'altra parte ovviamente te li devo accettare, almeno per piccola parte. E non solo, grazie all'idea di un geniale varesino che è tale Cattaneo, che probabilmente conoscerete su questi schermi, si può utilizzare anche in ottica lavorativa, vale a dire che piace molto al Pittino, vale a dire dobbiamo diminuire il cuneo fiscale. Per cui noi cosa facciamo? Per diminuire il cuneo fiscale diamo al lavoratore, solo a lui, quindi al lavoratore e all'impresa, questo sconto, diciamo, del 10, del 20% del cuneo fiscale sotto forma di crediti fiscali esigibili da quei due anni, una specie di CTZ per intendersi, no? Allora a quel punto cosa succede? Succede che avremmo il lavoratore che ha un costo aziendale di 1000 e un incasso al momento di 500, che avrebbe 200 in più in busta paga oltre 500 del lavoro, avrebbe 100 lui e 100 l'impresa di crediti fiscali con cui potrà pagare le tasse fra due anni. Questi soldi, che cominciano a diventare tanti, perché immaginate un 10% delle retribuzioni, no? In giro sotto forma di crediti fiscali, a questo punto diventerebbero spendibili, perché si crea un mercato parallelo, no? E sono garantiti dal pagamento delle tasse future, quindi io avrò dal punto di vista della contabilità nazionale un calo del gettito fra due anni, perché parte del gettito verrebbe sostituito dall'incasso di questo credito fiscale, no? Ma noi nel momento non lo vediamo, a noi non ci interessa, di qui a due anni avremo già fatto quello che dovevamo fare. Però cosa succede? Al momento cominceremo ad avere in circolazione dei titoli di Stato che potremmo anche diciamo fare a taglio minimo, perché il fatto che sia 1000 euro il minimo taglio del titolo di Stato è assolutamente convenzionale, noi lo facciamo un pochettino più piccino, 100, 50, poi facciamo 50 e li facciamo arancioni, i 10 li facciamo rossi, e così via. E a quel punto che cosa succede? Potremmo ottenere una circolazione parallela di titoli di debito accettati dallo Stato per il pagamento delle tasse, e quindi avremo una moneta di tre lettere che abbiamo già, che si chiama BOT, con cui in maniera assolutamente subdola allora abbiamo introdotto poi dopo una parallel currency, la cui teoria ci verrà invece detta davvero, io scherzo ovviamente, però la butto lì, da Fantacci, che invece lui ci studia davvero su queste cose, non fa buffone come me. Ma dall'altra parte abitueremo le persone al sistema di pagamento tale per cui questa paura irrazionale, che è quella di dire
caspita, studio di Eichengren del 2007, disastro se si cambia moneta perché le macchine rimangono chiuse nei parcheggi. Follia! E questo è uno dei più grandi economisti del mondo, eh? Studio 2007 del Percapo Euroarea, dove dice: nel momento stesso in cui c'è il cambio di moneta nell'area euro succederà un disastro perché tutto deve essere riprogrammato e nel giorno del changeover le macchine vengono chiuse nei parcheggi che non accettano più il pagamento della vecchia moneta. Sei fuori! Allora, comunque, se in ogni caso la cultura è questa qua, allora va bene, noi la disattiviamo come? Facendo funzionare i parcheggi ben in anticipo con un bel bot di metallo, e quando va dentro, e poi possiamo anche smaterializzarlo, facciamo una carta, no? Vediamo un po' quello che vogliamo fare. E parlavo con un mio amico che lavora per SIA, no? Vale a dire per Cartasì, dice che loro potrebbero tranquillamente gestire domani una valuta inventata, no? Di un qualsiasi tipo, no? e poterla gestire in quel momento dal punto di vista elettronico. Per cui quello che vi voglio lasciare come messaggio finale è: abbiamo un vantaggio competitivo nei confronti degli altri, vale a dire gli altri sono organizzati e non hanno la casta corruzione brutto. Ma noi, secondo me, volendo, siamo più fantasiosi. Per cui non c'è bisogno di scontrarli sul loro terreno. Troviamo delle maniere alternative e gestiamo le aspettative in modo tale da riuscire ad arrivare al risultato, perché quello che ci conta è il risultato, non come ci arriviamo.